Pier Bonnella. Chiamiamo in scena Giulia Emilio Viola. E Teniti sono un duo all'oboe e all'iuto. E Teniti. E un vostro compaesano, perché abita qui vicino, è un grandissimo, ho avuto questo grande onore di averlo nella compagnia dell'Esse stasera e spero faremo altri incontri, il bravissimo batterista percussionista Gandhi Umberto Prendetti. Una formazione veramente eccezionale. Il secondo pezzo è dedicato al risveglio dell'istinto, che tutti arriviamo a un punto della vita che dobbiamo ritrovare per realizzare noi stessi, il risveglio della lupa. Giardino fiorito, un uomo la guarda, pensa lei sia una visione di ninfa, ma come può l'anima di lupa stare nel corpo di un coniglio? Il figlio mai nato.
e mette in evidenza i problemi di quando una persona si sente diversa solo perché magari è nata in una famiglia sbagliata o è in un posto di lavoro sbagliato o ha una sessualità sua diversa, e questo crea i problemi. Ma, come dice la favola, un cigno non può essere un'anitra. E ricamano rossi fiori sui vestiti, uomini che raccolgono cantando, cadono le foglie d'autunno, uno di cotte sbagliato cade nel nido scambiato. Bambine, madri fragili, madri che cullano il figlio non aspettato, madri.
per voi. È un omaggio che vogliamo fare al grandissimo Greg Lake, che è nel cuore di tutti noi, e a Regina Lake, la mia grande amica, una donna veramente incredibile, la compagna di una vita di Greg Lake. Un applauso a Regina Lake per tutti con noi. Presenteremo con la compagnia dell'S alcune ballate bellissime scritte da Greg. Apriremo con un primo pezzo che lui aveva composto assieme a Fripp per i King Crimson, Moonchild.
Even
My life's course is guided, decided by Limi Strong. On charts of my past ways and pathways since I was born. Cannot be shaken away. It lives deep within me for I breathe it every day. You and I are yesterday's answers. The earth of the past can't flesh. Our streets and our times. In bright infinite moment, our reasons are lost. Lady.
save him, so he lay down and he died.